Pace e bene. Ci troviamo nel giardino di San Marco la Catola, essendo oggi anche la festa di San Gennaro, c'è cioè il miracolo eucaristico, il miracolo del sangue di San Gennaro. Ho scelto proprio questo argomento sulla vita del Santo Padre Pio. La ferita del cuore gitta assiduamente del sangue, specie dal giovedì a sera sino al sabato. Temo di morire dissanguato. Io sento all'interno un continuo rumoreggiare simile a una cascata che gitta sempre sangue. Questa frase, scrive Padre Pio a Padre Benedetto Nardella, il 22 ottobre 1918, dopo aver ricevuto le stimmate visibili. Quanto sangue ha versato il Santo Padre Pio? Una domanda che è stata posta anche all'illustre medico, professor Pietro Valdone, che rispose: da 50 anni Padre Pio versa una tazza di sangue al giorno. Non mangia, non dorme, vive dell'Eucaristia, ha febbre misurate da noi medici fino a 84 gradi e mezzo. Infatti, la grande cascata di sangue che si aprì il 20 settembre 1918 non si è mai inaridita e con essa è incominciata anche la sua grande missione. Le stimate di Padre Pio hanno sempre sanguinato, soprattutto come abbiamo ascoltato dalla lettera scritta a Padre Benedetto Nardella, dal giovedì sera al sabato. Anche il dottor Giorgio Festa, come Pietro Valdoni e altri medici, sostiene che dalla stimata del costato di Padre Pio esce ogni giorno una tazza di sangue. L'emorragia non è frenabile coi comuni emostatici, ci sono stati anche degli esperimenti fatti dal dottor Amico Bignami. Egli nella sua vita ha subito, come tutti sanno, due operazioni. Una sempre da parte del dottor Giorgio Festa, una per un'ernia strozzata il 5 ottobre 1925 e l'altra 2 anni dopo per asportazione di una cisti al collo. A proposito dell'operazione subita da parte di Padre Pio senza anestesia il 5 ottobre 1925, senza anestesia perché non voleva che il medico vedesse le sue stimmate, però poi è svenuto e il dottor Festa ha visto lo stesso le stimmate. A questo proposito si racconta che Padre Pio quindi soffriva perché stava subendo a vivo questa operazione. Gli si avvicinò un frate che gli disse: padre, vede che la gente trepidante sta pregando per lei. E Padre Pio: già, loro si premono e io soffro. Fanno come il gallo, mentre la gallina fa l'uovo, il gallo canta il suo chicchiricchì. Queste stimmate sono state sempre fresche e il sangue ne usciva sempre rosso. Da un calcolo fatto risulta che è sgorgato tanto sangue da superare 10 volte il peso di un uomo. Infatti, scrive padre Agostino Daniele nel suo libro intitolato Diario, in data 13 gennaio 1947, le stimmate esistono come al principio. Quella del costato fa sempre sangue e le pezzoline che gli cambia tutti i giorni sono consegnate al superiore che le conserva gelosamente. Perché ha versato tutto questo sangue, Padre Pio? Per pagare con essa o con esso tutte le cambiali firmate in bianco per compiere la sua missione a Corredimere. Fu tanto il suo sangue versato che, come testimoniano padre Raffaele D'Addario da Sant'Elia Pianisi, che è stato anche il suo ultimo confessore,
e Enrico Medi, che Padre Pio morì dissanguato per amore. Padre Pio stesso ha confidato a Padre Raffaele il 3 aprile 1967: non ho più una goccia di sangue. Ciò è stato confermato anche dal professor Enrico Medi. Padre Pio è morto dissanguato, perciò le sue ferite, un po' di tempo prima della morte, non emettevano più sangue, ma solo humor, cioè liquido sieroso. Che caratteristiche avevano il sangue di Padre Pio? Quel sangue spesso aveva un odore gradevolissimo o profumava sottilmente di fiori freschi, rose, gigli, viole o ciclamini. Qualche altra volta presentava anche brevi ma evidenti radiazioni luminose, come sosteneva il dottor Giorgio Festa. Quasi mai aveva l'odore caratteristico del sangue appena uscito. Non destava ripugnanza, ma anzi attraeva e distendeva, come quando si passa accanto a un giardino. Questo fenomeno viene detto del profumo di Padre Pio e non è cessato neppure dopo la sua salita al cielo. Le possibili ipotesi della venuta di questo profumo sono tre: o dal sangue delle sue stimmate, come sostengono il dottor Giorgio Festa e padre Pietro da Ischitella, o dalla sua persona, come sosteneva Lucia Fiorentino, una mistica di San Giovanni Rotondo, che sentendo il profumo si rivolse a Gesù, che le rispose: è lo spirito del tuo direttore spirituale, Padre Pio, che mai ti abbandona. Sii fedele a Dio e a Lui. O infine anche dalle cose da Lui toccate. Quali sono le caratteristiche dell'emanazione del profumo di Padre Pio? Veniva percepito a distanza di centinaia e migliaia di chilometri, persino oltre oceano, in circostanze di solito legate alla sua persona. Alcune volte invadeva il singolo o un gruppo di persone, a ondate come un vento acuto o sottile, possente o leggero. Si dileguava presto o era persistente, penetrante fino a stordire. Qualche volta, quando Padre Pio toccava una parte del corpo di un suo figlio spirituale, nonostante che ci si lavasse, quel profumo rimaneva fino alla conclusione di un determinato compito, per esempio far penitenza, essere accompagnato in un viaggio, durante un'operazione o persino fino alla guarigione. Ancora, il profumo saliva e sale dal petto al naso, sempre con lo stesso odore. Qualche volta esso veniva e viene a mancare e nonostante l'autosuggestione non si ottiene nulla. Tuttavia, quando uno meno se l'aspettava, ecco che esso si manifestava e si manifesta ancora. Finito il compito, finisce il profumo. E sono parecchi che chiedono il significato del profumo di Padre Pio, perché dicevamo prima, molti percepiscono questo profumo. Ho cercato di dare una risposta, non è che una risposta teologica sancita da Dio, quello che più o meno si sente dire da parte della gente, e ho cercato di metterla anche in ordine alfabetico, in modo che se un domani vorrete andare a vedere su YouTube potete anche trovarne il significato. L'aceto significa piena vittoria sui nemici, sui peccati e sulle tentazioni. L'acido fenico significa previsione di sofferenze fisiche e morali, purificazione e tentazione. L'aglio significa seguire la strada temporaneamente presa
e senza rimorso alcuno. L'amaro o erbe amare significa notizie di morte, con il conforto spirituale da parte di Padre Pio. L'anice è un invito a non perdere la speranza. Il basilico significa tenersi sempre in contatto spirituale con lui. Il biancospino è il suo compiacimento per il nostro comportamento. Il caffè, non stare in ansia, non agitarsi inutilmente. Padre Pio dice, prega, spera, non agitarti. L'agitazione non serve a nulla. Come quando andiamo al mare, se c'è l'alta marea, che cosa peschiamo? Non i pesci, ma eventualmente le alghe o l'altra sporcizia che ci potrebbe essere. La canfora significa miglioramento fisico, avvio alla guarigione. Il catrame significa raddrizzare le storture spirituali e quelle del vivere quotidiano. La cera, il profumo di fede, simbolo del proprio credere. Il cioccolato significa che dobbiamo sostenerci e sostenere anche gli altri. La farina o il pane sono segno del giungere della provvidenza. I fiori misti sono rassegnazione nella fede, la sottomissione. Le fragole significa ricevere i benefici dell'intercessione. I garofani significa più sincerità, fedeltà, vivere i buoni propositi e anche le piccole grazie. I gelsomini significa matrimonio spirituale, conferma l'impegno con Dio. I gerani, riguardarsi dagli strapazzi. I gigli, invito alla purezza. La gomma bruciata, il perdono dei peccati. L'incenso, invito alla preghiera. Il latte bollito, sottoporsi a sicuro intervento chirurgico. La lavanda, armonia in famiglia. La menta, devozione alla Madonna. L'olivo, lo conosciamo, è il simbolo della pace. I papaveri, non fare chiacchiere inutili, che sai quando ce ne vorrebbero, specialmente per le donne, scherziamo sempre a povere donne. I pini, pregare per la persona a cui si pensa. Le rose, presenza di Padre Pio per ottenere grazie. La salvia, sospetti di mali infondati. Il sangue, far sempre la volontà del Signore. La stalla, invito a pregare San Michele. Tabacco, unione spirituale con Padre Pio per convertirci. Tintura di iodio, purificazione. La torta, benedizione da parte di Padre Pio. Attenzione però, ci sono delle ricette che fanno andare in giro, dicendo che è una ricetta di Padre Pio. Non è vero niente. Alla fine, se uno non muore, io ho letto questa ricetta, se non muore è un miracolo che ha compiuto Padre Pio. Le tuberose, la sua presenza come segnale di buon auspicio. La vaniglia, matrimonio con il suo aiuto in un intervento anche chirurgico. Il vino significa letizia, la viola, umiltà, pazienza, grazia che viene concessa. Attenzione allo zolfo. Presenza diabolica o si vive nel peccato mortale. Così anche lo zucchero bruciato significa la presenza diabolica. Quando Padre Pio, questo non è, dicevo già prima, non è autenticamente così, sono delle interpretazioni. Infatti, quando Padre Pio era ancora vivente, un suo confratello, padre Giambattista da Sant'Elia Pianissi, lo interrogò sul significato dei profumi e Padre Pio rispose, è segno che sto vicino. Anzi, la signora Angela Borrino di Novara voleva conoscere il messaggio del profumo legato ai diversi fiori, la rosa, il ciclamino, la violetta, la menta, eccetera. E Padre Pio ironicamente rispose, questo studio non ancora lo faccio. Tuttavia,
qualche volta fece intendere che quando il profumo non era dei fiori poteva significare un richiamo spirituale. Infatti, a qualcuno che voleva sapere l'odore dell'acido fenico, Padre Pio rispose: prega, purificati, sta attento alle tentazioni, c'è qualcosa che non va. Dentro di noi, diceva Paolo VI, c'è sempre questa lotta tra il bene e il male, la tentazione sta sempre agli angoli. Allora ascoltiamo l'insegnamento di Padre Pio e soprattutto quello di Gesù Cristo che dice: vegliate, pregate perché non cadere in tentazione, perché lo spirito è pronto ma la carne è debole. Sia lodato Gesù Cristo. Speriamo di starti accanto e vivere la tua gloria per sempre. Ci rallegriamo di ogni nostra fatica, di ogni